Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti alla 199esima serata di Lodi Liberale, che ormai da 9 anni, con cadenza attualmente in maniera settimanale, cerca di svolgere il proprio compito nella diffusione delle idee, del pensiero liberale, far conoscere relatori, autori, volumi, testi, idee, di questo bellissimo, ricchissimo e articolato pensiero che è il pensiero liberale. Perché ne siamo convinti che ci sia un disperato bisogno, e peraltro credo che questa sera verrà fuori anche durante la serata, nel dibattito pubblico, ci sarebbe bisogno che i partiti, principalmente quelli di centrodestra, che sono quelli che dovrebbero essere più affini, più ricettivi di questo pensiero, gli elettori, il dibattito nei media, insomma, e quant'altro, sui social, venga appunto conosciuto questo bellissimo pensiero, articolato, ricco, frutto di divisioni, di contrasti, di scuole che si combattono l'un l'altra, liberal-conservatori, che sono quelli che riescono a fare la sintesi, liberisti, libertari, gnarchici, liberal-democratici, e chi ne più ne ha più ne metta, paleolibertari, insomma, chi conosce il mondo liberale sa che è molto articolato e molto spesso litigioso, ma ha un unico faro che contraddistingue tutti questi autori, tutti quelli che si riconoscono in questo pensiero, cioè credono nel valore assoluto e importante della libertà. E in un periodo come questo crediamo che ce ne sia bisogno ad ampio spettro. Lo facciamo in due modalità operative e in tre modalità di contenuto. Quelle operative sono alternando serate su Zoom, che sono quelle prevalenti per motivazioni varie, e a serate in presenza, per poi articolare i tre filoni di pensiero che sono il primo e il terzo lunedì del mese, quando presentiamo i classici del pensiero liberale, perché appunto partire o ripartire dai classici è il modo migliore per avvicinarsi al pensiero liberale. Il secondo e quarto lunedì del mese, come questo, presentiamo autori, libri contemporanei dedicati ad attualità o riflessioni di carattere storico. E quando il mese ha 5 lunedì, lo dedichiamo a statisti liberali, che sono stati pochi nella storia, ma i pochi che abbiamo avuto hanno influito nel loro paese e nel mondo. Ne vedete alle mie spalle due, Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Abbiamo dedicato serate a Churchill, a Cavour, a Vaclav Havel, a Ludwig Erhard, altra figura fondamentale dal punto di vista di chi si riconosce negli ideali europei e quant'altro. Che cosa facciamo questa sera? Innanzitutto, presentiamo gli ospiti, che sono due amici ormai storici di Lodi Liberale, perché la loro prima presenza risale a molto tempo fa. Il primo, il più anziano, come dire, come presenza di Lodi Liberale, Lorenzo Castellani, professore oggi a sinistra Buonasera a di tutti. ricerca. Ciao Lorenzo, professore di storia delle istituzioni politiche alla Luis Guido Calvi di Roma. E che la prima volta venne a presentare il suo primo o secondo libro in presenza col direttore De Bortoli a Lodi Liberale, quando non c'era ancora neanche l'alternativa dello Zoom. Quindi grazie, bentornato Lorenzo. Grazie a voi. L'autore principale di questa sera, perché è anche l'autore del libro, è Daniele Capezzone, giornalista, scrittore, saggista, ex politico. Poi vediamo quanto è ex, perché molti lo vorrebbero ancora in campo in prospettiva, ma quello ne parliamo durante la serata. E che poi spiego Grazie. esattamente il libro. Bentornato Daniele, Grazie. e Ernesto Caccavale, imprenditore, giornalista, a sua volta politico, è stato europarlamentare quasi 30 anni fa, liberale, radicale all'epoca all'interno di Forza Italia, e poi probabilmente anche sconfortato da molti aspetti, ha deciso di, come dire, l'impegno diretto non essere più, ma insomma è un liberale da quando credo avesse i calzoni corti. Quindi grazie, finalmente abbiamo l'onore di averti, Ernesto. Benvenuto anche tu. Che cosa presentiamo questa sera? Questo bel libro, che è uscito Bomba Orologeria, l'autunno rovente della politica italiana, che segue come dire, il filone del precedente libro che abbiamo presentato, Daniele Capezzone, per una nuova destra, e ha varie peculiarità. Innanzitutto è un libro che, pur essendo stato scritto prima delle elezioni, e quindi fa tutta una serie di previsioni anche da parte iniziale, perché parte proprio dal fatidico 9:30 del 20 luglio, quindi quando la crisi del governo Draghi in qualche modo è iniziata, è proprio la prima riga del libro, e quindi è stato scritto prima delle elezioni politiche. Ma nonostante questo, spesso quando ci sono libri di questo tipo perdono l'attualità, perdono interesse, eccetera. Invece, sia perché le previsioni sono praticamente state tutte azzeccate per quanto riguarda le elezioni, sia perché il libro si concentra non tanto e non solo su previsioni elettorali, ma su quello che, come dire, ci sarebbe bisogno in questo paese. Credo che ci sia, leggendo il testo, si capisce uno schieramento di campo di Daniele da sempre, perché da liberale, radicale,
coerentemente e come centrodestra comunque la parte politica che vorremmo noi. È filo israeliano, filo occidentale, filo americano, filo NATO, liberista e quindi crede, come tutti noi, che il ruolo dello Stato debba essere ridotto, che ci debbano essere maggiori liberalizzazioni, che ci debbano essere privatizzazioni, perché in un paese in cui si discute tanto di patrimoniali, presenti o future, Daniele ci riporta a terra e ci ricorda molto sommessamente che di patrimoniali nel nostro paese ne esistono ben 11 e quindi forse non ce n'è bisogno neanche di altre, forse magari potrebbe essere il caso di riflettere su eliminarli. Ma appunto per risolvere il problema del debito pubblico, Daniele fa tre proposte concrete per quanto riguarda esattamente il contrario, cioè restituire parte del pubblico al mercato. E quindi proposte di privatizzazioni sono tre specifiche, poi magari Daniele le illustrerà nel corso della serata. Affronta il tema della politica estera con un chiaro schieramento come dire, filo NATO, quindi dalla parte degli aggrediti, degli oppressi, quindi dalla parte dell'Ucraina. In questo caso mi consentirete di dire senza se e senza ma, perché quando succede quello che è successo, c'è un momento in cui si deve scegliere subito, chiaramente e fino alla fine, da che parte stare, cosa che purtroppo non è così nel dibattito pubblico in generale, non è così anche in parti del centrodestra che per troppo tempo sono state attratte dal culto dell'uomo forte e quindi conosco molte persone che insospettabili, filoamericane, peraltro filo churchilliane, che nel corso degli anni sono state attratte invece dall'uomo forte, da Putin, e quindi oggi cercano di avere delle giustificazioni a suo favore, cosa che per un liberale o per una persona democratica, banalmente, dovrebbe essere assolutamente inaccettabile. Vengono ricordate due persone che sono care all'Odio Liberale, che sono Marco Pannella e Antonio Martino. Vengono dedicate due pagine ad Antonio Martino, bellissime, perché ci ricorda che è stato un profeta inascoltato e che invece dovrebbe essere diffusa il suo insegnamento, le sue lezioni, le sue idee che spesso, troppo spesso, sono state considerate come delle provocazioni. Non lo erano, erano delle proposte coerenti, integrali e quindi anche semplicemente applicabili. E poi ovviamente Marco Pannella, il maestro di molte persone, che ci ha spiegato come dire, tante cose, come fare politica, come dire, apprezzare il valore della democrazia. Vengono elogiati persone, imprenditori, illuminati come Musk, perché appunto abbiamo ovviamente, oggettivamente un problema di libertà di parola anche in Occidente, non tanto perché non si possa dire perché ci sia censura effettiva, nel senso che fortunatamente viviamo ancora in un sistema liberal democratico, ma perché se le dici poi è come se questa cosa fosse esposta al pubblico ludibrio, quindi non puoi utilizzare determinati termini, non puoi toccare determinati argomenti, devi fare come dire, bene caso a soppesare le parole e quindi credo che sia una cappa di opprimente politicamente corretto linguistico che debba essere superata. E soprattutto a tutto il libro c'è un'impostazione coerente, viene citato peraltro uno dei nostri relatori, perché viene riconosciuto a Lorenzo Castellani l'invenzione del termine tecnopopulismo, perché, e poi potremmo anche magari discutere in generale sull'operato del governo Draghi, e quindi viene spiegata questo che sembra un paradosso, ma non lo è, che invece il ricorso alle elite in un determinato modo è un'altra visione in qualche modo populista. Insomma, è un libro che è ricco di spunti, è ricco di idee, è ricco di suggestioni, è ricco di quello che piacerebbe a noi che ci fosse. Insomma, ci sono tantissime citazioni che mi possono venire in mente durante il libro. Innanzitutto lo consiglio di leggere perché c'è una riflessione anche qui sul Covid, da persona razionale, quindi non da complottista, da una persona che riconosce l'importanza del processo di vaccinazione, ma che contrasta fermamente le politiche in qualche modo liberticide che sono state messe in campo e soprattutto sottolineando varie aberrazioni che noi abbiamo fatto passare così come se fosse la cosa più semplice del mondo, no? Cioè che nei DPCM ci fossero le raccomandazioni, che ci fosse l'elenco delle attività che sono consentite, che ci fossero l'elenco delle attività primarie e quelle secondarie, che si utilizzasse uno strumento amministrativo come il DPCM per
conculcare, vietare e togliere libertà costituzionalmente garantite. Insomma, Daniele lo fa con la sua solita verve, con la sua solita efficacia, con la sua solita chiarezza, essendo pungente, ma mi verrebbe da dire provocatorio, ma non estremo. E questo credo che sia ce n'è un bisogno disperato in un nostro paese in cui purtroppo queste idee sono ancora minoritarie. E peraltro il libro ci dà anche la strategia per affrontare quando si è minoranza e quindi che cosa fare per tenere viva e accesa la fiammella della libertà, come nel nostro piccolo stiamo facendo noi, perché crediamo, come Daniele, che la parte fondamentale, tutti i cambiamenti istituzionali partono dalla diffusione delle idee, perché le idee hanno conseguenze, come diceva quel tale. E quindi grazie a tutti i nostri oratori, non credo di averla fatta fin troppo lunga, ma vi assicuro che la lettura è stata proprio bella, è leggibile in maniera molto facile, molto semplice, ma c'è tantissimo di cui riflettere e questo è un libro, come il precedente peraltro, che ogni parlamentare, dovrebbe essere un investimento pubblicitario della casa editrice, dovrebbe avere sulla propria scrivania. Aiuterebbe a compiere meno sciocchezze come alcune se ne sono sentite in questo periodo. Daniele, a te e grazie di essere ancora con noi. Ma prima di ogni cosa, grazie a te, caro Lorenzo, e grazie agli altri relatori, a Lorenzo Castellani, a Ernesto Caccavale. Guarda, dalla tua bellissima introduzione prendo un solo tema alto e poi, come dire, arrivo a cose anche di più stretta attualità. Ma cosa c'entra il Covid con l'Ucraina? Forse secondo me c'entra qualcosa. Se è vero che tanti anche a destra coltivavano, come tu dici, la fascinazione per l'uomo forte, quante volte abbiamo sentito dire ma Putin è uno che decide, ma Putin è figo rispetto alle democrazie occidentali tremebonde, piene di problemi, Putin difende i valori. Ecco. Rispetto a questi argomenti, da tanti portati avanti in buona fede, da altri un po' meno, ok? A mio modesto avviso, il tema delle restrizioni Covid o di come le classi dirigenti occidentali si sono largamente comportate rispetto alle restrizioni Covid ha fornito un clamoroso alibi, diciamo così, per confermare o confortare un certo tipo di orientamento o di pregiudizio. Mettiamola in questi termini. Se per 2 anni il grosso delle classi dirigenti liberal progressiste, ma pure liberal qualche altra cosa, diciamo, hanno taciuto rispetto a quello che accadeva, o comunque non hanno ritenuto che la lesione della libertà fosse così grande, così significativa, cioè, per 2 anni muti. Dopodiché il 24 febbraio, bene, si svegliano e si avvolgono nella bandiera della libertà, è evidente che quegli altri hanno avuto buon gioco a dire: ma come? Vi svegliate soltanto adesso? Ma allora è tutto strumentale. Questo equivoco, a mio avviso, ha un peso grande. Naturalmente, questo non giustifica chi abbia fatto quel tipo di operazione ai quali si può fare l'obiezione uguale e contraria. Ma come? Te la sei presa giustamente col Green Pass. Hai ritenuto autoritario Roberto Speranza e poi ti consegni al terzetto Dugin Kirill Putin. Quindi, per carità, la contraddizione è bruciante anche dall'altro lato, però a noi in questa fase interessa la prima contraddizione che nel libro cerco in qualche modo di esplorare. Grazie, Lorenzo, per le tue parole gentili, anche troppo gentili. Il libro è stato scritto in 9 mesi, poi all'approssimarsi, diciamo, delle elezioni con l'episodio dello scioglimento anticipato delle Camere, si è cercato di premettere un capitolo, diciamo, che fosse di bruciante attualità. Tu hai avuto la bontà di dire alcune previsioni sono state azzeccate, meno una, meno una. Ah, questa ve la devo raccontare. Non l'ho raccontata da nessuna parte, ma è troppo divertente. C'è una cosa a pagina 15 che chiaramente poi risultata sbagliata, cioè smentita dai fatti.
pur, diciamo così, lasciandomi un margine alla pagina successiva, dicendo però mancano ancora alcuni giorni alla chiusura delle alleanze, eccetera, nella pagina precedente, nonostante, diciamo, quella clausola, calcio d'angolo, io di fatto scommetto sull'alleanza tra il terzo polo e il centro-sinistra. Come nasce tutto questo? L'accordo con la casa editrice era di consegnare il libro gli ultimissimi giorni di luglio, se non che al libro sostanzialmente chiuso era già iniziato il tira e molla tra centrosinistra e centristi. Chiedo di attendere qualche giorno, hai visto mai che la cosa si chiarisca? Viene convocata una conferenza stampa di Enrico Letta e Carlo Calenda. Lo comunico alla casa editrice, cioè, dai, vediamo sta conferenza stampa. Per prudenza e anche un po' per divertimento, in un giorno d'estate, trattandosi in fondo di sistemare una mezza pagina che era del tutto inessenziale rispetto all'architettura del libro, però no, per scrupolo preparo tre file che spiritosamente chiamo sul mio computer, calenda sì, calenda no, calenda forse, no? Ipotizzando, diciamo, le ore 15 inizia la conferenza stampa, come dire, vigorosa stretta di mano. Ore 15 e 10 leggono un documento in cui si giura l'amore eterno. Ore 15 e 20 stretta di mano. Ore 15 e 30 bacio sulla guancia. Insomma, diciamo, dinanzi all'evidenza di questa cosa, comunico alla casa editrice che avrei applicato a pagina 15 il file calenda sì. Il libro va in stampa e il problema è che 3 giorni dopo succede quello che sapete. Morale, quella pagina 15 è modificata nella ristampa che è in queste ore in libreria, ma nella versione originale. Questo vale per sorridere insieme in una sera di 29 novembre, ma vale anche come, diciamo, monito per il futuro. Cioè, quando fai un libro che alla piccola ambizione di guardare più lontano di domani mattina, non starti a preoccupare troppo degli elementi di cronaca, anche se diciamo, hai cercato magari di aggiungere gli ultimi dettagli per offrire al lettore, diciamo, anche un elemento particolarmente fresco, è lì che arriva la fregatura. Con la postilla che naturalmente questo è ancora più grave nel caso in cui si tratta di Calenda, ma questo è un altro discorso, questo lo dico io. Nulla di personale, nulla di personale, anche perché poi le cronache di oggi ci dicono che, oh, chissà, vedremo. Vengo però, fatto questo sorriso, a dove siamo oggi, dopo le elezioni. Nel libro si prevede, e non era una previsione difficile, un gran successo di Giorgia Meloni e del centrodestra da lei guidato. Dove siamo oggi rispetto ai temi del libro? Se guardiamo le cose in termini di pura politics e in termini di consenso, a me pare che ci sia una sola donna al comando. Cioè, non vedo sinceramente come possa essere sfidata né dai suoi alleati, che mi paiono in grande difficoltà politica, ciascuno per ragioni diverse, né tantomeno dai suoi oppositori divisi, disarticolati e rispetto a questa disarticolazione, lei stessa con abilità, diciamo, giostra e fa sponda con uno di essi, diciamo, rendendo difficile la saldatura di tutte le opposizioni. Quindi, da questo punto di vista, la sua posizione, la posizione di Meloni, mi pare inattaccabile. Il vento nelle vele in termini di consenso c'è, il rapporto con l'opinione pubblica mi pare ancora fortissimo e destinato a rimanere tale. Penso che nessuna persona intellettualmente onesta possa imputare alla Meloni, non oggi, ma anche fra un mese o fra due, le eventuali difficoltà economiche proprie della propria famiglia. Sì, c'ho un problema, ma mi pare difficile incolparne la Meloni. Di più, lei, per sua caratteristica proprio personale, mi pare abbia un talento speciale nel mantenere un rapporto di verità con gli elettori. Quindi, se anche vedo fra 2 mesi, tra 3 mesi, un momento difficile, mi pare che lei abbia tutte le carte per dire agli italiani:
con sincerità, guardandoli negli occhi, dove si sta in quel momento e come camminare insieme con lei. Quindi, da questo punto di vista, lei mi pare in una condizione, per merito soggettivo e circostanze oggettive, in una condizione favolosa. Questo se guardi le cose in termini di politics e di consenso. A me pare che però all'opposizione di Meloni non ci saranno le opposizioni, all'opposizione di Meloni rischia di esserci la realtà. Comunque, qui la mia lettura resta cupa, il rischio di una desertificazione del sistema industriale italiano è lì. Ci siamo illusi per qualche settimana, per una serie di circostanze oggettive, le temperature particolarmente miti, gli stoccaggi pieni, qualche consumo, diciamo, rattrappito causa stagnazione, che la questione energetica fosse o potesse essere meno grave di quanto inizialmente temuto. Ma le cose non è detto che stiano così. Se l'inverno sarà rigido, se ci sarà una coda invernale lunga anche a marzo, eccetera, noi rischiamo di avere sia un problema di approvvigionamento di prezzo è pacifico. Tutto questo on top of il massacro fiscale ordinario e le condizioni che conosciamo, che gravano sulla competitività del nostro sistema. E qui sta la sfida della Meloni, sfida per capirci che è stata persa da tutti i suoi predecessori, eh? Di centrodestra, di centrosinistra, tecnici. Che vuole fare? Vuole tentare, come diversi suoi predecessori, una gestione decorosa e ordinata del declino, una diciamo, gestione della curva del declino affinché la discesa non sia particolarmente ripida, oppure vuole cercare qualcosa di più ambizioso? Facile a dirlo in una bella conversazione come quella nostra serale, difficile farlo. Ma se vuole davvero segnare la storia, fare un tentativo, e in fondo è nelle condizioni personali di farlo, non ha nulla da perdere, non ha in questo quella frase ruvida, non sono ricattabile, che tanti hanno visto come uno sfregio, un insulto, era secondo me una sincera descrizione della sua condizione, ha ragione a dirlo. Se è in questa condizione, i tre capitoli che deve affrontare sono quelli là. Mi vergogno a dirlo perché li sapete già: meno tasse, meno spesa, meno debito. Operazione che non è riuscita a nessuno, è inutile girarci intorno. Meno tasse, purtroppo, non ha cominciato nemmeno lei nella legge di bilancio. Nessuno pretendeva. Ci mancherebbe altro che in questa prima legge di bilancio, con bacchetta magica, si poteva però sperare, io questo personalmente speravo, che ci fosse una impostazione pluriennale della legge di bilancio, che ci fosse un ragionamento a tappe, il famoso discorso, ragazzi, abbiamo cinque finanziarie da fare, questo è il percorso, ci mettiamo in autostrada in una direzione, questa è la prima tappa, poi la seconda, la terza, in qualche misura obbligandosi, auto-obbligandosi ad un percorso. Non è stato possibile o non ha ritenuto possibile farlo. Parliamoci chiaro, per mille ragioni, il timore che i cerberi europei la sgambettassero sin dall'inizio, mille considerazioni anche ragionevoli possono averla, diciamo, indotta a questa prudenza. Io personalmente ritengo che poi non sai mai come starai tra un anno. E quindi da questo punto di vista far tesoro della prima legge di bilancio per avviare un percorso poteva essere in apparenza un rischio, ma forse un rischio meno pesante rispetto a, diciamo, alla linea conservativa che è stata scelta. Però sono punti di vista. Comunque, meno tasse, non hai cominciato il primo giro, comincialo dal secondo giro, ma devi dare, secondo me, la percezione a tutti, per tutti si intende lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, proprietari immobiliari, risparmiatori, quindi titolari di ogni forma, diciamo così, di reddito, rendita, proprietà,
che per loro la condizione fiscale, magari lentamente, magari impercettibilmente, ma andrà, diciamo, a essere meno massacrata. Per fare questo, meno spesa. Adesso, detto con molta franchezza, io so che anche nel centrodestra hanno molta fortuna una serie di stregoni che da anni vanno sostenendo che no, ma il problema della spesa non si pone, stampiamo moneta, eccetera. Io, peraltro, non è che sia custode di alcuna, diciamo, ortodossia, meno che mai di austerità, cioè, segnalo però che già lo capisce anche un ragazzino che un conto era fare operazioni in deficit fino a qualche tempo fa, in condizione di inflazione bassa, di tassi bassi, tassi addirittura negativi, eccetera, ok, in cui potevi osare senza che i mercati si allarmassero. Altro conto è in un environment come quello attuale, di inflazione altissima, di tassi in salita, di politiche monetarie restrittive, è evidente che se ricorri al borrowing, devi anche spiegare come intendi ripagare, no? La situazione, altrimenti il rischio, diciamo, che i mercati ti impongano un penalty anche ingiusto, no? Pensa a quello che è accaduto alla Truss, la cui diagnosi era perfetta, perfetta. Il problema è che l'esecuzione non è stata perfetta, non ha considerato quel tipo di rischi. Il rischio è quello che immaginiamo. Ora, l'Italia spende ogni anno 1.000 miliardi di spesa pubblica, per i feticisti, fino all'anno scorso per i feticisti delle cifre erano 1.028 miliardi, secondo me quest'anno saliranno ancora di un'altra 80-90 milioni, eccetera. Ora, quale imprenditore, se necessario, non è in grado di riorientare il 3-4% della sua spesa, delle sue uscite? E se tu riuscissi a fare un'operazione del genere, l'anno avresti un margine di 30-40 miliardi da destinare a tagli di tasse. Anche qui mi rendo conto che è più facile dirlo che farlo, che ognuna di queste cose comporta una scelta, comporta un conflitto, comporta interessi organizzati, mentre non sono mai organizzati, diciamo, gli interessi degli eventuali beneficiari dei tagli di tasse, sono sempre organizzati gli interessi di quelli a cui tocchi la parte di spesa, questo va detto. Terzo aspetto, tu lo evocavi, non entro eccessivamente nel tecnico. C'è un capitolo del libro a cui sono particolarmente affezionato che fa delle proposte anche sulla parte di aggressione al debito pubblico. Ora, a causa delle occasioni mancate anche da parte del centrodestra del passato, oggi un'operazione shock patrimonio contro debito risolutiva non la puoi fare. Cioè, parliamoci chiaro, 20-25 anni fa, quando il rapporto debito-PIL era grosso ma non ancora disumano, 110, 115, 120% di PIL, tu potevi dire, ma io impacchetto in modo opportuno 400-500 miliardi di asset pubblici, ok, immobiliari e mobiliari, li valorizzo, in qualche caso posso valutare anche la vendita, botta forte, porto il rapporto debito-PIL sotto quota 100, è la svolta dell'economia italiana. Questa cosa qui oggi non è più possibile, sei a 145 rotti per cento su PIL, la botta forte risolutiva non c'è. Però delle operazioni, diciamo così, segnaletiche che indichino al mercato un tuo desiderio, mentre fai meno tasse e meno spesa, anche di fare un po' meno debito. Io pure qui continuerei a centrarla sulla parte immobili e sulla parte municipalizzate, come, diciamo, soggetti principali. Una operazione di questo tipo, che faccio leva anche su CDP, l'ipotesi un po' più audace che formulo fra, diciamo, le tre, è anche quella di conferire una serie di beni, di asset a CDP, per così dire, di ingrassarla e poi di quotarne una parte, anche offrendo un'opportunità al risparmio privato, eccetera. Ma starei per dire che in questo caso le tecnicalità, io ho proposto le cose che mi piacciono, ma ci saranno 100.000 altre soluzioni tecniche, 100.000 altre sfumature. Ma fare un'operazione segnaletica di questo tipo
che faccia vedere ai mercati qual è il tuo orientamento, meno tasse, meno spesa, meno debito, che ti abbassi un po' i 60 miliardi l'anno che paghi di servizio al debito. Cioè, stiamo parlando di un ordine di grandezza, non se ne parla mai, ma questa è la cifra, eh? Cioè, quando c'era l'IMU prima casa erano 4 miliardi l'anno. Tu hai ogni anno 60 miliardi di interessi sul debito, è come se fossero 15 IMU prima casa ogni anno. Cioè, è una roba. Ridurla un pochino e darti un ulteriore margine per tagli di tasse mi sembrerebbe un'operazione intelligente da fare. Io capisco che, ripeto, è più simpatico fra buoni amici come noi siamo, la sera del 29 novembre, dire queste cose che non tradurle in provvedimenti di legge. Però, e mi avvio alla conclusione del mio intervento, se non fai questo, che fai? Godi la confortante e confortevole situazione di sondaggio che evocavo prima, ma sei gestore del declino pure tu. Gestore decoroso, serio, popolare, incolpevole, facciamo tutti il tipo per lei, ma pure lì rischia di essere la gestione. Che cos'è che mi ha un po' addolorato in campagna elettorale? Sinceramente, a Fratelli d'Italia, più di quello che ha fatto, ma cosa gli volevi chiedere? Prendi la parte di politica internazionale, è stata coraggiosissima, lo era già stata nell'ultimo anno di opposizione, era stata più atlantista lei di tutti gli altri messi insieme. Cioè, onestamente, tu non potevi chiedere alla Meloni più di quello che ha detto e fatto, in qualche caso anche sfidando l'opinione dei suoi elettori tradizionali. Ecco, io francamente mi sarei aspettato da parte di Lega e Forza Italia, o da parte di qualcun altro, non mi importa, da parte dei media d'area, eccetera, che qualcuno, tra virgolette, sfidasse in positivo la Meloni su questi temi, o comunque facesse un'offerta politica complementare rispetto a quella della Meloni. Parliamoci chiaro. Quando tu ti accorgi che hai un alleato, che hai il vento nelle vele, è successo 1.000 volte agli alleati di Berlusconi, potevano pure vendere l'oro, ma Berlusconi aveva il vento nelle vele. È successo agli alleati di Salvini nel 19, potevano pure vendere oro, ma Salvini aveva il vento, stavolta era la Meloni avere il vento nelle vele. Tu che cosa potevi fare in modo intelligente? Non sgambettare la Meloni, non farle il controcanto, tutte cose detestabili dagli elettori, ma dire quali sono forse i suoi due talloni d'Achille? Un po' troppo centralista e un po' troppo poco pro autonomia, un po' troppo statalista e un po' troppo poco antitasse e pro impresa. Fammi tu una offerta politica antitasse, pro business e pro autonomia. Io mi aspettavo che Lega e Forza Italia tirassero un po' la corda in questa direzione e forse uno spazio politico c'era. Però ti sei ritrovato in una campagna elettorale chiusa da Forza Italia chiedendo l'aumento del reddito di cittadinanza. E chiusa dalla Lega chiedendo quota, non mi ricordo cosa, sulla previdenza e una serie di altri interventi discutibili. Ho l'impressione che la Meloni questo tema se lo dovrà risolvere un'altra volta da sola. Cioè, io mi auguro che faccia su questo versante la metà della metà della metà di quello che ha fatto sul versante atlantista. Se farà già la metà della metà su questo tema, meno tasse, meno spesa, meno debito, del percorso che ha fatto sul versante atlantista, io ho l'impressione che possiamo avere dinanzi una legislatura molto interessante. Questo è quello che personalmente mi auguro e questo penso che appartenga, per ciascuno di noi come osservatori, eccetera, alla buona opportunità di far circolare ipotesi di questo genere. Versarle nella discussione pubblica, portarle nell'agorà, hai visto mai che anche il governo possa valutare alcune di queste possibilità. Grazie Daniele, e proprio appunto per fare una sintesi di quello che sostanzialmente ha detto, cito dal libro: ci vorrà coraggio e lungimiranza per spiegare che lo Stato, la spesa pubblica, il dirigismo, l'interventismo, la pianificazione ossessiva nazionale e europea
rischieranno di peggiorare la situazione e che il primo compito di un sistema liberale sarà quello di creare un ambiente favorevole all'intrapresa, a tasse basse e burocrazia ridotta, tale da aprire la strada a qualunque nuova forma di investimento privato o opportunità di sviluppo, senza pretese di accentramento di nuova politica industriale o di previsione governativa di quali potranno essere i settori in ascesa, perché siamo tornati ad avere sia la politica industriale che la presunzione di sapere dall'alto, dal punto di vista della burocrazia politica, dove è meglio e dove è giusto investire. La sfida costante, invece, è rimanere fedeli ai principi: più libertà in tutte le direzioni, meno Stato, meno centralizzazione, meno pubblico, meno tasse, meno sprechi, meno debito, più spazio alla decisione individuale e privata su tutto, anche su eventualmente sulla carne, come dire, sintetica, perché lo decido io se mangiarla e non me lo decide un legislatore se viene ammesso o meno, ma cercare sempre nuovi attrezzi, nuovi strumenti, nuovi linguaggi, per evitare di perdere il contatto con pezzi ampi di opinione pubblica che, anche quando non ne appaiono convinti, hanno bisogno di queste chiavi di lettura. Ma sta a noi, in modo non noioso, senza moralismi e senza colpevolizzazioni, renderle attuali e fruibili. Perché un altro dei messaggi positivi che c'è nel libro e che mi ha colpito, perché è vera, ma tendiamo troppo spesso a dimenticarlo, è che il messaggio liberale, quando è stato dichiarato in campagna elettorale, poi praticato e messo in atto dopo, è un altro discorso, ma quando si è fatta la campagna elettorale su questi temi, ha pagato. Quindi è un messaggio che ancora adesso ha probabilmente una straordinaria domanda, ma ha un'offerta inesistente, quindi forse tornare al, si potrebbe definire lo spirito del 94, chiamatelo come volete, ma insomma quella roba lì credo che servirebbe al centrodestra e al paese. Grazie Lorenzo, e a te la parola. Ah, scusate, non ero microfonato. Dunque, buonasera a tutti, intanto è sempre un piacere essere con voi. Rinnovo, perché l'abbiamo già presentato insieme di persona a Roma, Daniele, complimenti per questo libro ennesimo, diciamo, che ci costringe però sempre a pensare in maniera intelligente, in maniera informata, quindi è sempre un piacere, diciamo, dialogare con lui e leggerne le opere. Dunque, io vado un po' a sprazzi, cercando di non annoiare troppo, però ci sono molte questioni sul tavolo che vengono poste dal libro. Diciamo, parto da una riflessione un po' più ampia sulla questione del liberalismo e delle libertà individuali, nel senso che noi siamo, diciamo, in un momento molto paradossale, secondo me, perché da un lato è chiaro che i valori fondanti del liberalismo, atlantico, potremmo dire così, oggi tendono a stringersi, a ravvicinarsi, per il semplice fatto che c'è stata un'invasione, appunto, russa in Ucraina, perché c'è un livello di confronto e di scontro con un totalitarismo sempre più evidente, sempre più zoppicante, sempre più delirante che quello cinese, e quindi siamo di fronte a rivolte per la libertà in Iran. Quindi dal punto di vista internazionale noi ci troviamo di nuovo all'interno di una situazione che va verso una forma di spartiacque, ora non verso un mondo altamente bipolarizzato come era quello della Guerra Fredda, ma sicuramente un mondo in cui, diciamo, l'Occidente, allargato nelle sue prospettive, diciamo, dal Mediterraneo fino al Pacifico, comunque ha intorno a quei valori della democrazia liberale una nuova potenziale forza, una nuova potenziale linfa, proprio perché i nemici e i modelli alternativi si stanno mostrando in tutto il loro potenziale, ma anche in tutta la loro pericolosità, naturalmente, per i nostri sistemi. E quindi questo, diciamo, potrebbe significare determinare una buona notizia. In realtà queste buone notizie però svaniscono quando dalla big picture, quindi dal grande scenario, scendiamo invece su questioni sovranazionali o nazionali, nel senso che da quel punto di vista invece, diciamoci la verità, la tendenza che si è messa in moto dalla crisi finanziaria del 2008-2009 è stata quella di un crescente intervento dello Stato, prima per la supplenza delle banche centrali, con enormi programmi di quantitative easing, su cui non si è ancora riflettuto abbastanza, ma insomma avere denaro a costo zero alla fine crea sempre
delle bolle, naturalmente, perché oggi i campioni digitali licenziano perché è finita l'era del denaro a costo zero, no? Quindi questo crea sempre delle perturbazioni, diciamo, anche nel mercato, su cui non si è riflettuto abbastanza, perché Quantitative Easing è stata una sorta di gelata sul mercato, che magari ha prodotto anche stabilità dal punto di vista finanziario, ma per certi versi ne ha prodotta quasi troppa, nel senso che ha pompato denaro stampato di fatto nell'economia. E ovviamente di tutto questo oggi iniziamo a pagare lo scotto. Dall'altra parte, diciamo, all'inizio c'è stato uno stimolo monetario e poi c'è stato un enorme stimolo fiscale fatto dai governi, i quali hanno sfruttato l'emergenza della pandemia per espandere notevolmente l'intervento dello Stato nell'economia, per espandere la spesa pubblica degli stati. Gli americani hanno fatto trilioni di stimoli sotto l'amministrazione democratica di Joe Biden, probabilmente per ragioni strategiche, per ragioni di competizione con i cinesi. Allo stesso tempo gli europei, attraverso forme dirigistiche come il Next Generation EU, hanno seguito, seppure in tono minore, ma comunque hanno seguito gli americani, e adesso ci ritroviamo anche in una situazione ovviamente di passaggio da una globalizzazione più aperta a una globalizzazione più ristretta, che significa uno scenario più protezionistico anche nei confronti degli scambi con quello che non è il mondo occidentale. Ma oramai questa mattina Financial Times se ne è accorto finalmente di una relazione anche difficile con gli Stati Uniti dal punto di vista del libero scambio e del mercato, perché gli Stati Uniti hanno tirato su molte barriere e, diciamo così, hanno avviato un meccanismo più isolazionista e protezionista. Quindi, diciamo, se noi guardiamo poi le policy, non è un grande momento per chi crede nella forza del libero scambio, per chi crede nella forza dei liberi mercati. Lo Stato è tornato uno Stato molto interventista, prima perché bisognava sussidiare le chiusure del Covid, le scellerate politiche di lockdown che sono state messe in atto poi da tutti i governi con macroscopici errori spesso, perché bisognava poi riavviare la ripresa, e la ripresa poteva essere avviata solo attraverso investimenti pubblici. Morale della favola, oggi abbiamo avuto ovunque un'esplosione dei debiti pubblici. Vale per l'Italia, che è vicino al 150% del PIL, ma vale anche, pensate alla Francia, paese che ormai si avvicina al 120%, quindi c'è ovunque un grande intervento statale. I paesi che se lo possono permettere con un debito pubblico più basso, come la Germania, come vedete, non lesinano a questo tipo di intervento, smontando una narrazione appunto di una Germania frugale, eccetera. La Germania tra Covid e crisi energetica ha fatto 300 miliardi di euro di stimoli fiscali del governo. Quindi, come dire, è chiaro che siamo entrati, diciamo, in un cambio di paradigma economico rilevante, in cui il mercato e l'iniziativa privata hanno molto meno spazio e sono molto più coadiuvati dall'intervento pubblico. E quindi questo naturalmente ci mette, diciamo così, in una condizione, diciamo, di pensare il liberalismo dentro degli schemi che sono più ristretti, più positivi per certi versi dal punto di vista internazionale, più negativi a livello nazionale. E qui possiamo fare, cioè, anche le riflessioni, secondo me, sull'Italia, cioè le riflessioni che poi sono sul futuro. Io condivido perfettamente l'analisi di Daniele. Penso che nel prossimo anno, salvo clamorosi colpi in scena, cioè il governo potrà continuare a navigare in maniera tutto sommato tranquilla per tutto il 2023, ma bisogna iniziare a guardare avanti. Perché? Perché noi abbiamo tassi di interesse che sono in risalita, quindi il costo del debito aumenterà. Abbiamo una insoddisfazione sociale che, a causa della crisi energetica e delle difficoltà anche di sviluppare poi questi investimenti pubblici dirigisti, si può inverare, si può determinare. Abbiamo delle scellerate politiche ambientaliste che, se continuiamo a seguire la Commissione europea, ci porteranno in un sistema di desertificazione industriale, con gente che continua a credere che l'elettricità sia una fonte primaria e che le pale eoliche e i pannelli solari fatti in Cina possano essere il nostro futuro da qua ai prossimi 10 anni, senza comprendere che ce ne vorranno almeno altri 30-40, secondo tutti gli studi. Basta prendere un po' di roba seria, e non ci si può disancorare dal fossile, insomma, nei prossimi decenni, e quindi bisognerà riavviare anche lì ricerche, investimenti, tutto ciò che è necessario in termini infrastrutturali per sopravvivere. C'è un PNRR,
PNRR, ragazzi, è un grosso problema, siamo tra amici, insomma, possiamo dirlo in maniera aperta, è un grosso problema perché se voi parlate con qualunque sindaco da Lodi fino a Palermo, di destra o di sinistra, vi dice più o meno la stessa cosa, cioè che con le regole attuali una grande parte del PNRR che è scritta da Roma, ma che deve essere applicata e attuata dai comuni, non, quei soldi non sono spendibili, diciamo così, negli ultimi 3 anni che restano a disposizione secondo i piani della Commissione europea. E quindi lì il governo dovrà trovare un modo per, diciamo così, mettere in condizione gli enti locali di quantomeno spendere delle risorse su cui non hanno potuto dire nulla, ma diciamo così, almeno non prendersi la colpa dei ritardi. E chiaramente il PNRR andrà anche rivisto, perché in una condizione inflazionistica, se tu prima con 100 potevi fare 100, oggi con 100 puoi fare 70, considerato il costo delle materie prime e tutto. Quindi naturalmente da questo punto di vista si dovrà riscrivere quel piano, andranno ridotte alcune opere, bisognerà iniziare anche a pensare che forse non è propriamente il sommo interesse dei cittadini riempirsi di piste ciclabili e alberi da piantare. Bisognerà anche forse iniziare a pensare che in una situazione come questa destinare il 40% delle risorse, perché l'ha deciso Giuseppe Conte, al sud non è una grande idea, ma semplicemente perché alcune cose al sud non si riescono a fare, non si riescono a spendere per mancanza di infrastrutture e di industria. Mi raccontavano colleghi che hanno partecipato alla scrittura del PNRR, e vi assicuro che non sono colleghi nati a Bergamo, i quali dicono guardate che al sud i dottorati industriali che noi dobbiamo fare per il 40% al sud non abbiamo posti in cui farli. Finirà che quei soldi non vengono spesi, bisogna inventare delle cose per spendere, naturalmente con rischio di buttarli via. Quindi anche qui con la Commissione europea bisogna iniziare a avviare una trattativa su questo, che non significa, come dicono alcuni sovranisti, chiedere di spendere più soldi, adeguare cifre. No, semplicemente rinegoziare e dire che alcune cose stabilite in passato non si possono più fare o vanno rimaneggiati. E anche su questo ci sarà necessità di una prova di leadership politica, perché fino adesso il governo è arrivato da poco, però sta abbastanza facendo finta di niente su una questione che invece è importante. Detto questo, c'è un meccanismo anche tipo macroeconomico, c'è quello che diceva Daniele. Io sono un fautore della prudenza, cioè secondo me andare ad alzare troppo il tiro del deficit in questo momento con una Giorgia Meloni che ha tutti contro dal punto di vista politico e che non aspettano altro che il passo falso, sarebbe stato molto rischioso. Però è vero che serve un piano non solo per la riduzione fiscale, e la riduzione fiscale va fatta su chi produce e su chi lavora, e finalmente posso dire che con tutti i limiti, perché sono molte cose, anche questa manovra opinabili che non mi vedono d'accordo, eccetera, ma al di là di questo, finalmente c'è un governo che chiaramente fa capire che rappresenta il gruppo dei produttori del paese, dopo anni e anni di governi imperniati sul PD che avevano come unico obiettivo di tutelare borghesie parassitarie e dipendenti pubblici, e quindi questo è un segnale positivo che però deve essere sfruttato fino in fondo, cioè che va rivolto anche sul lato della spesa pubblica, quindi su pensioni, su tagli di spesa che riguardano aziende municipalizzate, che riguardano tante attività ministeriali di cui si può fare a meno, che riguardano tante rendite e sussidi che possono venire meno. Io credo che su questo, diciamo, si debba iniziare a lavorare. Vedo un rischio dal punto di vista non politico, diciamo così, della gestione della macchina politica, che è un problema legato al fatto che questo centrodestra ha una classe dirigente molto esigua, e che già si è visto nella varia attribuzione di incarichi dell'alta burocrazia. I nomi che girano sono sempre quelli, cioè sono gli stessi dei governi con il PD e di coalizione, e quindi questo ti mette già un'alta burocrazia che è conservatrice a fianco e che determina molte scelte in maniera importante. E dall'altro lato, diciamo così, un presidente del Consiglio che è molto innovativa
come personalità, come modo di comunicare, come anche capacità e talento politico, ma che ancora si deve aprire, nel senso che mi pare che in questo momento l'indirizzo sia molto quello di pescare solo ed esclusivamente tra i vecchi compagni di partito. Si poteva fare di più, si poteva fare di più secondo me sia nella composizione della squadra dei ministri, si può fare di più nell'ambito appunto di chi suggerisce, di chi consiglia, di chi promuove le politiche del governo. Per esempio, secondo me Daniele sarebbe stato uno straordinario portavoce in questo governo, al di là di chi lo vuole in politica o meno, ma io fossi stato Giorgio Meloni, la prima cosa che ho fatto avrei chiamato il portavoce Daniele Capezzone. Ma questo adesso è un pensiero personale, perché gli voglio bene, ma penso che sarebbe stato un bene per tutti noi, per il paese. Ma questo per farvi capire, no? Invece continua a pescare sempre dal suo ristretto bacino, perché quello era un piccolo partito, e questo secondo me in prospettiva può essere un problema. Per il resto lo scenario internazionale e la sua capacità di posizionarsi a livello internazionale secondo me gli sta dando una grande mano, sia sul lato atlantico, sul lato di supporto all'Ucraina, sul lato del rapporto diciamo mediato con gli Stati Uniti rispetto alla Cina, però appunto sul lato interno c'è molto da fare, e il principio diciamo di attacco alla spesa pubblica resta fondamentale se vuoi quantomeno premiare, oltre che le partite IVA, che ovviamente va benissimo, anche i dipendenti privati quantomeno. E questo è un elemento secondo me da cui lei non può prescindere, perché il suo elettorato è costituito da quel brocco lì prevalentemente. Per il resto mi pare appunto una situazione su cui in qualche modo poter andare avanti senza particolari problemi. Più in generale comunque io credo che in questa fase la sfida del liberalismo vada rivolta all'esterno, cioè verso l'Europa, cioè l'Europa va benissimo come mercato, funziona bene, ormai c'è un'unione monetaria, non si può sfasciare quello che c'è, ma bisogna evitare che si vada verso forme di dirigismo eccessivo, di burocratizzazione, come appunto con Next Generation EU, o di ideologia, come nel caso delle politiche green. Secondo me avere un governo di centrodestra in Italia da questo punto di vista è una buona prospettiva, anche guardando alle prossime elezioni europee del 2024, dove diciamo un approccio meno socialista anche per le forze in campo sarà possibile, e secondo me resta auspicabile, e poi anche internamente, dove accanto alla difesa di alcune identità, alla polemica contro gli eccessi del progressismo, contro le manie del controllo della lingua, eccetera, che vanno bene, naturalmente fanno breccia nella maggior parte dell'elettorato, bisogna affiancare appunto anche una proposta economica, sociale e che poi in definitiva è anche morale, cioè di responsabilità individuale, di gente che lavora e cerca di portare avanti la propria vita con sacrificio, con risparmio e con decoro. Una difesa appunto della proprietà privata che diciamo, devono tornare più centrali all'interno di questo discorso politico, perché altrimenti il rischio alla lunga è quello di diventare, la dico in maniera un po' fuori dai denti, l'ennesimo funzionario, magari funzionario di destra del commissariamento europeo, senza fare diciamo, alcuna reale differenza, in definitiva senza riuscire a fare politica. Questo va fatto con un'azione di lungo periodo, non sono problemi che si possono affrontare in un anno, in 2 anni, per cui ci sono secondo me molti segnali positivi che possono essere anche segnali positivi per il paese, anche i cambiamenti di scenario possono portare a dei reshoring, a dei rimpatri delle produzioni, ci possono essere diciamo delle opportunità, però dall'altro lato serve una politica fiscale e una politica industriale, che poi appunto non è una politica industriale, ma è veramente una politica di non intervento, che deve essere irrobustita, secondo me, molto, e accompagnata anche a una revisione del PNRR e di alcuni fondi europei che andrebbero obiettivamente o ridotti o trasformati in qualcos'altro, magari in delle detassazioni, magari appunto in possibilità di ridurre la scala burocratica, di velocizzare le procedure, perché se no io penso che se rifacessimo questa presentazione tra un anno ci ritroveremmo a parlare di problemi diversi, un'atmosfera probabilmente più cupa di quella di oggi.
Grazie Lorenzo per averci ricordato anche l'aspetto culturale, perché è fondamentale, e anche, come dire, le riflessioni di carattere internazionale. Se un pezzo di Occidente ha orrore di se stesso, se si vergogna di ciò che è, a maggior ragione considererà estraneo e stravagante sia il fatto che un popolo, nella fattispecie gli ucraini, voglia avvicinarsi al nostro modello, voglia in qualche misura essere Occidente, sia che quel popolo sia pronto a difendersi a ogni costo e a non piegare la testa. Credo che questo sia un punto essenziale in generale dello scenario internazionale e della consapevolezza di che cosa è una democrazia liberale. E Daniele ha fatto, secondo me, benissimo a riportare anche le parole di Nordio, che ricito, per chi invece pensa esattamente il contrario, che a un certo punto gli ucraini però cosa vogliono? Potrebbero tranquillamente stare tranquilli ed evitare l'escalation. Dice Daniele, riportando l'idea di Nordio, chi la pensa in questo modo avrebbe preso per pazzi anche i martiri cristiani, o gli eroi del risorgimento, o i protagonisti della resistenza, o in generale chiunque nella storia abbia ritenuto la libertà un valore non inferiore a quello della vita. Eppure c'è una logica dolorosamente perversa. Se non apprezziamo la nostra libertà, oppure se ne siamo privati tanto facilmente, ci pare stravagante che qualcuno possa addirittura arrivare a combattere per essa. E quindi torniamo sempre lì. Alla fine la consapevolezza di ciò che siamo, dei valori che abbiamo oggi e che dobbiamo tutelare, che non dobbiamo esportare, ma dobbiamo spiegare, dobbiamo condividere, dobbiamo fare in modo che si estendano il più possibile. Ernesto Caccavale, grazie di essere con noi, a te la parola. Ecco. Allora, intanto grazie a te Lorenzo per l'invito, grazie a Daniele per il suo intervento. Ho letto, ho divorato il suo libro e devo dire che ho trovato tantissimi spunti di assoluto interesse, a cominciare dal dipinto dall'opera di Cadenas fino al libro della Sullivan. Che sono andato a comprare, Daniele, quindi se è stato anche per me una scoperta, devo dirti, leggere il libro della Sullivan. È un libro interessantissimo, lucidissimo, con una incisività che solo Daniele sa, come dire, dare, sa mettere, sia quando scrive che quando parla. E come ho detto prima, in premessa, prima che ci collegassimo, impressionante come mi ritrovo sostanzialmente nel quasi tutto, tutte le analisi che Daniele ha fatto nel suo libro, cioè che nel mio piccolo, in questi anni, pur non parlando direttamente con Daniele, ho propugnato le stesse idee, le stesse tesi e le stesse battaglie. E per questo, come dire, mi ritrovo d'accordo col professor Castellani quando dice che anch'io fossi stato il presidente del Consiglio avrei chiamato subito Daniele nella mia squadra in un modo o in un altro. Forse ha ragione il professor Castellani quando dice che sarebbe stato un ottimo portavoce di questo governo, o anche con altri ruoli, insomma, ecco, ma certamente lo avrei chiamato al mio fianco per quella che sarà, come anche Daniele ha raccontato nel suo intervento, una lunga traversata nel deserto, quella che Giorgia Meloni si appresta a fare. Io, ecco, inizierei proprio da questo punto. Daniele, proprio all'inizio del libro, quando parla dell'opera di Cadenas, racconta come effettivamente le leadership oggi si consumano molto, molto rapidamente, come la politica ormai cambia in modo molto rapido e molto repentino, come un anno, lo abbiamo visto con Berlusconi, lo abbiamo visto con Renzi, lo abbiamo visto con Monti, lo abbiamo visto con Renzi, lo abbiamo visto con Salvini 3 anni fa. Quindi come tutto questo, evidentemente, è vero che questo può essere un governo di legislatura, è vero che questo può avere questa visione a 5 anni, diciamo, ma la politica oggi, come Daniele giustamente dice, proprio all'inizio del libro, ripeto, prendendo
come, un, come esempio il dipinto di Cadenas, in realtà c'è un logoramento, c'è un consumo di quello che accade nel giorno per giorno sul quale la Meloni dovrebbe riflettere. Per questo anch'io penso, come Daniele ha detto, che in realtà, pur apprezzando moltissimo quanto lei stia combattendo, lottando, io credo anche internamente, Daniele, non, tu hai detto, hai raccontato del discorso che in questo momento le opposizioni sono molto frammentate e anche del poco lucide, non hanno neanche una visione comune. Io penso che l'opposizione, la Meloni, ce l'abbia soprattutto internamente, cioè quando dico internamente, in realtà penso a altre componenti, diciamo, del centrodestra che in questo momento, per ragioni non sempre di convinzioni, ma di convenienza anche, remino non dalla stessa direzione, diciamo così, non nella stessa direzione. Io anch'io prendo alcune frasi che Daniele ha, Daniele cita appunto, anche lui cita i miei maestri, no? Cita Martino, cita Pannella, e credo che appunto la questione delle convinzioni e delle convenienze, una frase che Pannella diceva spesso, sia in questo momento cruciale, no? Rispetto a quello che sta avvenendo internamente al centrodestra. Però quello che mi ha colpito molto, e quindi chiudo questa parte dicendo che io, come Daniele, penso che sia questi primi passi che Giorgia Meloni ha fatto, soprattutto per quello che riguarda la legge di bilancio, siano stati, diciamo, timidi, e che su questo, su quanto Daniele diceva, e cioè meno tasse, meno spesa e meno debito, si poteva già dare un segnale molto più forte. Io penso che, per esempio, ecco, Nordio, che appunto avete citato prima, che Daniele racconta, come dire, cita in una parte del libro, ha dato anche qualche piccolo segnale, per esempio sulla questione di meno spesa. Cioè Nordio ha detto, l'ha detto già dal primo giorno, non appena nominato ministro, aveva detto: io la prima cosa che farò è fare una spending review, e ha detto, e ha parlato per esempio delle intercettazioni, no? Delle intercettazioni telefoniche, ambientali, quelle che le procure usano a mani, come dire, a piene mani per controllare, come dire, presunti, diciamo, indagati, diciamo, per controllare indagati e presunti colpevoli. Ora, io credo che, come ha detto Daniele, anche io faccio l'imprenditore, si potevano chiamare i ministri e dire a tutti quanti, a tutti, ok, ognuno di voi facesse un compito a casa, avete 15 giorni di tempo, un mese di tempo, perché un mese più o meno è durato questa, il parto della finanziaria, quella che una volta si chiamava finanziaria, la legge di bilancio, ognuno di voi torni con un risparmio del 3%, un risparmio del 4%. Ogni ministro avrebbe potuto fare questo esercizio. Io credo, come ripeto, Nordio ha detto, sia pur, e poi ha fatto, e ho letto, mi pare di aver letto anche nelle pieghe della legge di bilancio, che ci sono stati alcuni piccoli risparmi, uno di questi era proprio quello sulle intercettazioni, che Nordio aveva promesso il primo giorno che era diventato ministro. E questo credo che potesse essere un messaggio da dare a tutti. Però io credo che ci sia qualcos'altro che in realtà, che Daniele racconta nel libro, e lo dice, cioè che manchi ancora, diciamo, ecco, io sono ottimista e penso che nei prossimi mesi la Meloni, come dire, superato questo rodaggio, capisca che bisogna dare, come dire, una direzione, dare una visione, come Daniele dice nel libro, no? Dare una visione, no, agli italiani. Questa visione agli italiani va data in modo chiaro e va fatto presto, perché quello che ho chiamato prima rodaggio, o che potremmo chiamare luna di miele, che avviene quando, dopo le elezioni, quando, soprattutto come è avvenuto per Giorgia Meloni, che ha avuto tanto, tanto consenso, si consuma rapidamente. E quindi questo della visione credo che sia fondamentale e sia importante. Quello, per esempio, appunto, di dare un segnale a
a quelli all'elettorato di riferimento, quelli che hanno votato per il governo di centrodestra, e cioè le partite IVA, cioè i commercianti, cioè gli imprenditori, e cioè i come ha detto il professor Castellani, i dipendenti del privato, quello che Pannella chiamava il popolo delle partite IVA, no? Io credo che questo vada fatto e in fretta. Già sulla flat tax si poteva fare un pochino in più, si poteva perlomeno alzare almeno, non so, a 100.000 euro il fatturato per avere il famoso, la possibilità di pagare quel famoso 15%. Diciamo che su molte cose si poteva essere, Daniele lo ha già detto, si poteva essere più coraggiosi. Ma credo che ci siano altri, anche altri aspetti, altri fattori che vadano considerati in questo momento. E anch'io, Daniele, non abbiamo parlato, nessuno di noi fino adesso, neanche tu, abbiamo parlato fino adesso di quello che tu hai detto nel libro essere il punto centrale del tuo libro, del tuo testo, e cioè quella cesura che si sta creando tra due pezzi, diciamo, della popolazione italiana, questa contrapposizione ormai chiara, netta, che c'è tra una parte della popolazione italiana rassegnata e un'altra incazzata, e questa parte incazzata che Daniele che è una parte che ha subito le maggiori conseguenze delle politiche liberticide, io dico criminali, mi permetterete, fatte sul Covid, nel periodo del Covid, ecco, quella parte incazzata è sempre, continua ad essere ai margini della vita politica e sociale di questo paese. Daniele, su questo punto insiste molto nel suo libro. Addirittura Daniele, secondo me giustamente, dice che in questo gruppo sociale di persone arrabbiate, e giustamente arrabbiate da molti punti di vista, perché vessate dal fisco, perché conculcate nelle loro libertà, io dico elementari, obbligate al siero magico per poter andare a lavorare, di fatto estromesse dalla vita sociale, civile, solo per l'esercizio di una libera scelta individuale, ebbene, questa parte non è, come dire, una parte trascurabile, e questa arrabbiatura, questa incazzatura si sta radicalizzando. Daniele dice che in questo gruppo sociale, e io sono d'accordo con lui, li potremmo chiamare i rossobruni, ha detto Daniele, dice Daniele, e cioè lui dice i comunisti di destra, diciamo ci sono anche i comunisti di destra, dice Daniele, e ha ragione lui, perché questo gruppo, che è un gruppo istintivamente libertario, questo gruppo sociale che è istintivamente libertario in realtà, e che quindi ha combattuto duramente contro le politiche liberticide, e ripeto, secondo me criminali, che i governi occidentali, caro Daniele, i governi occidentali, dico caro Daniele perché Daniele lo ripete molte volte, soprattutto nel capitolo 3 del suo libro, quando parla appunto dello sputtanamento delle classi politiche occidentali, usa proprio la parola sputtanamento, che anche ieri sera ha usato a Quarta Repubblica su un altro argomento, ebbene, questo gruppo sociale che ha combattuto duramente contro quelle politiche liberticide e secondo me criminali fatte in questi due anni e mezzo che non sono ancora finite, ebbene, questo gruppo sociale oggi è un gruppo che ha combattuto per le libertà individuali molto meritoriamente, che ha preso gli idranti a Trieste, gli sono state estorti consensi nel momento in cui si sono visti costretti a farsi inoculare il siero magico, che alcuni hanno addirittura deciso nell'esercizio della propria libertà individuale di farsi buttare fuori dal lavoro, di non prendere un autobus, di non poter mandare i propri figli a fare sport,
Ebbene, questo gruppo sociale che ha lottato meritoriamente per le libertà individuali, oggi è la gran parte di questo gruppo, di questo gruppo sociale, odio su posizioni anti-americane, anti-occidentali, su posizioni direi putiniste in termini generali, ed è, diciamo, e sono oggi migliori, come dire, alleati. Putin e Xi Jinping gongolano quando leggono che gli oppositori oggi, i più forti oppositori oggi di questo governo, non è certo la sinistra tecnocratica e spappolata oggi abbiamo in Italia, ma questo gruppo sociale, quello che Daniele chiama appunto questo grillismo rosso-bruno, no? Questo nuovo grillismo rosso-bruno. Quindi anti-americani, anti-occidentali, putinisti, diciamo, come dire, seguendo un ragionamento che Daniele ha fatto anche stasera, e cioè che quelle stesse classi, allora Pannella diceva, cito una frase di Pannella che Daniele non ha citato nel libro, ma che Daniele ricorda bene. Pannella, non troppi anni prima di morire, cominciò a dire: verrà il momento che noi americani, noi, e lui lo diceva americani con la K, proprio per sottolineare la sua posizione occidentale, occidentalista, americana, e lui diceva americani con la K, perché i comunisti, la gente, quelli di sinistra, dicevano che noi eravamo americani con la K, no? Noi, io, Daniele, Pannella. Noi, verrà il momento, che verrà il giorno che no, ci diranno i peggiori dittatori del mondo, ci diranno a noi americani, noi israeliani. Pannella è sempre stato un grande difensore di Israele, del modello della democrazia israeliana, l'unico paese democratico del Medio Oriente, come sapete. Ebbene, c'è il giorno che diranno che noi americani, noi israeliani, ci stiamo comportando e stiamo tradendo i nostri valori, i nostri ideali, la nostra storia. Ebbene, questo momento è arrivato, purtroppo è tragicamente arrivato, ed è arrivato in questi 2 anni e mezzo di follia, diciamo, la chiamo follia, ma in realtà è molto peggio, di politiche pandemiche liberticide, dove i governi occidentali si sono comportati contro i loro ideali, contro i loro valori, contro la loro storia. Daniele, mi piace ricordare che in questo momento, perché tu hai detto più volte, ci stiamo facendo un'amabile chiacchierata la sera del 29 di novembre, ebbene in questo istante molti di quelli lì che hanno lottato contro queste assurde, liberticide, criminali politiche pandemiche stanno facendo una veglia in questo momento. In molte città italiane si stanno riunendo gruppi di persone che vegliano, perché domani ci sarà una decisione, io credo, storica della Corte Costituzionale, quella che Pannella chiamava la cupola mafiosa della partitocrazia, no? La Corte Costituzionale, che dovrà decidere se gli obblighi vaccinali fatti nei confronti di medici, professori, come dire, personale sanitario e quant'altro, erano costituzionali o no. E in questo momento, Daniele, che siamo alla sera del 29 di novembre, come hai detto tu, casualmente ci troviamo in concomitanza con delle veglie fatte da molte persone che in buona fede in questo momento non solo stanno lottando per le nostre libertà, ma che paradossalmente, come giustamente hai detto anche stasera, sono su posizioni anti-occidentali, sono simpatizzanti di Putin, perché Putin è riuscito nella straordinaria operazione di dirci: ma come voi,
Adesso ci volete, volete insegnare a me la democrazia, voi che avete messo le persone, avete chiuso le persone in case, avete obbligato la gente a, come dire, iniettare nel proprio corpo un determinato farmaco, voi volete insegnare a me cos'è la democrazia e cos'è la libertà? Beh, io credo che avete qualche problema a casa vostra. Questo è il messaggio che la propaganda putinista ha fatto in questi mesi. Ora, io credo quindi che dobbiamo, come tu giustamente scrivi nel libro, dobbiamo stare molto attenti a tenere la barra dritta sui nostri valori, sui nostri ideali, sulla nostra storia, per tornare alla frase di Pannella, e riportare quindi il discorso sui temi liberali, sui temi liberisti, quindi il fisco, le partite IVA, gli imprenditori, i dipendenti privati, ma altrettanto tenere la barra dritta sui temi libertari. Perché quello che sta accadendo in Cina in questo momento, in queste ore, no, dimostra come quel modello, che è quello che abbiamo, Capezzone lo dice nel libro, Capezzone lo dice nel libro più volte, che si strizza, abbiamo, diciamo, i governi occidentali hanno strizzato l'occhio al modello cinese, hanno guardato al modello cinese come un modello, appunto come un modello, e non come invece un avversario in termini ideologici, in termini politici, in termini sociali, in termini civili. Ecco, tutto questo Daniele lo riassume in questa, diciamo, nuova, vera contrapposizione che si sta creando, sociale che si sta creando, sociale e quindi politica, da non sottovalutare, perché questo gruppo sociale nella realtà non solo appunto sulle è anti-americano, anti-occidentale, ma è anche anti-mercato, è anche anche statalista, dirigista, chiede paradossalmente, anche qui questo no, Daniele nell'intervento di stasera non lo ha detto, ha solo parlato della questione, diciamo, internazionale, ma è paradossale come questo gruppo sociale che ha lottato per le libertà individuali contro gli stati ladri e mafiosi che volevano imporgli di come dire, di inoculare nel proprio corpo un determinato farmaco, ebbene questi stessi che hanno combattuto contro questi governi, contro questi stati ladri e mafiosi, oggi chiedono più Stato, chiedono più intervento statale, chiedono statalizzazioni delle aziende, quindi statalizzazioni delle aziende, delle aziende che erano private e che dovrebbero diventare pubbliche, chiedono quindi più potere nelle mani degli stati ladri e mafiosi che loro stessi hanno combattuto per la storia del Covid. Quindi è ovviamente un gruppo molto eterogeneo, sono gruppi molto eterogenei, ed è paradossale che, ripeto, questi gruppi oggi, perciò Daniele molto giustamente li definisce, secondo me, rossobruni o comunisti di destra, possono rappresentare la più grande bomba orologeria, così cito, il bomba ad orologeria, cito il testo di Daniele, per i prossimi mesi per Giorgia Meloni. E quindi qui concludo dicendo che anche su questo, perché credo che ho sforato il tempo, Lorenzo, correggimi se sbaglio, allora però concludo con una citazione che su questo io credo che anche su questo Giorgia Meloni possa e debba fare di più. Ebbene, a Bali il 15 di novembre Giorgia Meloni ha detto questo: la pandemia ha mostrato la grande fragilità delle nostre società, cito dall'Ansa, la grande fragilità delle nostre società dinanzi a crisi sanitarie inaspettate, una situazione di pericolo che abbiamo il dovere di affrontare in modo strutturale, senza mai cedere alla facile tentazione di sacrificare le libertà dei nostri cittadini in nome della tutela della loro salute. Libertà e salute si tengono insieme, perché certamente se non si ha la salute a nulla serve la libertà, ma di contro cos'è la salute
senza libertà. Questa è la frase che Giorgia Meloni ha pronunciato a Bali, sulla quale io mi auguro che lei possa dare anche su questo un segnale molto chiaro e molto forte, come anche spero che domani anche la Corte Costituzionale, come dire, illuminata dallo spirito dei grandi liberali, dei Calamandrei, degli Einaudi, eccetera, possa prendere una decisione ovviamente chiaramente contraria a questa, all'idea dell'obbligo vaccinale. Grazie Ernesto. Naturalmente invece io credo che non sia paradossale questa unione, perché sono accomunate tendenzialmente da un'impostazione di fondo che si chiama complottismo, perché io, a differenza tua, non lo definirei mai un siero magico, è un vaccino che ha, come dire, superato il bagno della comunità scientifica. Poi possiamo discutere o meno sull'imposizione dell'obbligo vaccinale, sul lockdown, sul Green Pass, eccetera, ma insomma la definizione di siero magico è ovviamente un'opinione, non è la mia, non è la nostra, e ci tenevo a sottolineare la differenza, perché insomma sennò poi si rischia davvero di avere anche i punti in comune, perché io ripeto, tendenzialmente, ma lo spiegherà una persona che poi interverrà, credo, perché insomma su questo sottolineo molto spesso, insomma il complottismo è il filo comune degli Novax in generale, quelli più, quelli che purtroppo pensano che sia un siero magico, e con i putinisti che pensano che invece in qualche modo ci sia stata una provocazione e non un'aspirazione di libertà da parte dei paesi, che non ci sia una provocazione che la NATO possa solo pensare di allargarsi quando invece sono le popolazioni che chiedono di essere protette. Insomma, ci sono anche qui un filo comune rosso-bruno, su quello sono assolutamente d'accordo, ma perché come dire, gli estremismi si toccano da questo punto di vista. Non solo, Lorenzo, se mi posso... Prego, certo. Tanto chiaro, io non voglio coinvolgere te su quello che penso. No, però c'è un'altra parola magica, complottismo, sicuramente Daniele lo dice nel libro, ma adesso la nuova parola magica della, diciamo, l'opposizione, no, che viene fatta è al globalismo, l'agenda 2030. Ora, su questo punto del globalismo, anche qui si innescano questioni libertarie e questioni economiche. Attenzione, quindi la questione della globalizzazione è un altro tema su quale si già il termine, no. Già il termine globalista, come il turbocapitalista di tremontiana memoria, sono neoliberista. Sono neoliberismo, ecco, altro termine che adesso viene, viene, esatto, come dire, citato da questi gruppi. Essendo dei cultori, oltre che degli amici di Alberto Mingardi, come dire, abbiamo già dato su questo. Impropriamente, cioè l'idea, la loro idea neoliberista in realtà è un'idea neocomunista. La loro idea del neoliberismo in realtà è un'idea del neocomunismo, però loro lo chiamano neoliberismo. Cioè, volevo fare una domanda a Daniele e poi lasciare la parola a un intervento, almeno che Lorenzo poi voglia replicare anche lui, a una persona dal pubblico, semplicemente perché ci sono state fatte la sottolineatura da parte di due persone. La provocazione l'ha fatta Lorenzo, l'ha colta Ernesto e la sottolineo anch'io. Cioè, nessuno te l'ha chiesto, evidentemente, ma perché non hai, in questo periodo, poco tempo fa, non hai deciso di rimetterti in gioco al netto di diffusore di idee, di scrittore, di opinionista, di agitprop in senso positivo, liberale, ma perché invece non è il momento, non era, non lo è, non lo so se non sarà, di un impegno diretto, cioè di contribuire a quota parte, come peraltro hai fatto quando hai svolto un ruolo da parlamentare, perché me le ricordo le battaglie che portavi avanti anche nei fatti. Quindi perché se hai perso la speranza, se pensi che non sia utile, che pensi di essere più utile come grillo parlante, se pensi che non sia possibile, se non lo so, l'impegno in politica, ecco, credo di essere stato chiaro nella domanda. Ma per mille ragioni personali, sono l'ultima persona a poter scoraggiare la passione politica diretta, l'impegno politico diretto di chi che sia. Personalmente ho definitivamente lasciato quella pagina pubblica, il che non vuol dire però, al contrario, avere lasciato l'agorà e, come dire, la partecipazione alla circolazione di idee. Proprio alcuni ragionamenti fatti in questi anni, citavo prima non un solo libro, una sequenza di libri di Lorenzo Castellani, preziosi,
contribuiscono a convincere chi legge del fatto che mentre gli è direttamente impegnato in politica e sottoposto a un logoramento istantaneo, la macchina che ieri ti sembrava nuova oggi è vecchia, la macchina che oggi ti sembra nuova forse c'ha già una gomma sgonfia e una fiancata rigata, forse invece è utile che ci siano una serie di persone, ciascuno con la propria voce, con la propria sensibilità, eccetera, che alimentino la discussione pubblica, provino a rendere perfino, se possibile, pop alcune tesi e, come dire, aiutino anche chi invece fa direttamente politica a scegliere nel mazzo delle ipotesi possibili quella un po' meno, diciamo, illiberale rispetto ad altre. Ciò detto, io condivido integralmente, proprio dalla prima all'ultima parola, le cose che ha detto Lorenzo Castellani, incluso un elemento, diciamo, di prudenza. E anche qui faccio io critica rispetto a quello che dicevo prima, neanche possiamo pretendere, dopo 10 anni di anestesia tecnica e di sonnambulismo politico, perché questo è stato, che arriva un governo frutto diretto della scelta degli italiani e noi gli facciamo carico in 30 giorni di tutte le nostre frustrazioni dei 10 anni precedenti, magari addirittura esponendolo a prendere dei rischi. Quindi, così come su un altro piano, ringrazio molto Ernesto Caccavale per aver valorizzato una parte che è più confusa nella mia esposizione nel libro, ma il tema c'è. Cioè, c'è un pezzo di società italiana diversificata, alcuni per ragioni economiche che si sentono completamente fuori e non partecipano al voto, proprio si sentono completamente estranei alle offerte politiche così come sono. Altri, animati da rifiuto dei mainstream media, eccetera, anche con, diciamo, ragioni destruens condivisibili, poi naturalmente c'è l'ingenuità per cui non ti fidi del Corriere della Sera, bene, però ti fidi di Fiorellino 72 su Telegram, no? Quindi c'è questa cosa qua, tenera e che ti fa però anche arrabbiare. Era fatale, lo dico anche rispetto ai ragionamenti di Ernesto, che con tanti con cui si è anche, diciamo, o alcuni hanno creduto che si facesse la medesima battaglia contro gli obblighi vaccinali, alla prima controprova cascasse l'asino, perché qualcuno faceva quella battaglia perché ci mettono il microchip sotto pelle, perché Bill Gates, perché. E qualcun altro lo faceva, diciamo, per altre ragioni, contro l'obbligo, eccetera. Ed era fatale che alla prima controprova ci fosse l'apparir del vero, come dice il poeta. Tornando a noi conclusivamente, per quanto mi riguarda, neanche Giorgia Meloni può sapere chi sarà lei tra 6 mesi, un anno e mezzo. Non solo perché, come capita a un attore o un'attrice, deve trovare la sua voce. E spesso per trovare la tua voce devi stare zitto per un po', no? Non a caso lei ha parlato molto poco in questo periodo. Io penso perché stesse e stia cercando la sua voce. Ma questa non è solo una cosa soggettiva che riguarda lei. Chi sarà lei è anche il frutto di circostanze oggettive che da lei non necessariamente dipendono. Lo diceva bene Lorenzo. Come farà e come potrà e come riuscirà a far tesoro del rapporto con Biden in questo anno e mezzo? Non lo sappiamo. Nel 24 ci sarà la bella sorpresa di una Casa Bianca repubblicana e quindi con opportunità diverse da quelle di Biden, ma per molti versi maggiori, non lo sappiamo. In giro per l'Europa, penso alla Spagna, ma penso pure alla CSU e quindi poi alla CDU. Ci saranno altre forze di centrodestra in fondo affini all'operazione politica Meloni? E la legislatura europea 24 porterà la sorpresa di non giocare in trasferta su tutti i fronti, ma di avere più governi affini nel Consiglio europeo,
una maggioranza al Parlamento europeo e una Commissione europea espressa magari da una maggioranza, diciamo, di centrodestra europea, PPE, ICR e quel che c'è a destra. Noi questo non lo possiamo sapere. Quello che lei dovrebbe cercare di fare, operazione non facile, è su tutti i fronti. Sul fronte interno l'abbiamo detto prima, sul fronte economico, eccetera. Ma anche sul fronte internazionale, ecco, parola che io non amo molto, però non mi viene di meglio a quest'ora, acquisire il posizionamento migliore rispetto alle eventualità buone che dovessero determinarsi. Si crea una situazione interessante sul piano internazionale, e allora candidati a essere la Polonia della sponda sud del Mediterraneo, che però è una cosa difficile, perché poi allora significa che sulla Libia devi assumerti alcune responsabilità. Siamo pronti? Non lo so, ma ho l'impressione che l'operazione da fare sia quella, posizionarsi meglio sul versante tasse, spesa, debito, posizionarsi bene rispetto a un'opportunità, diciamo così, polacca da applicare, però non al versante nord-est della NATO, ma al versante sud della NATO, posizionarsi e cogliere delle opportunità. Penso che molto di più non si possa pretendere, certo, e torno alle osservazioni acute di Lorenzo di prima, per provare a posizionarti in quel modo devi avere un po' più di coraggio in termini di coinvolgimento di altre persone diverse da te, diciamo, prendere qualche rischio in termini di costruzione di una nuova classe dirigente, non avere paura di un'orchestra un po' più, diciamo, meno conosciuta e non in una composizione da musica da camera, pochi elementi, ma in una composizione, diciamo, da più elementi. Anche su questo io confido che la Meloni possa rifletterci e possa darci da questo punto di vista una sorpresa positiva. Guarda, per tanti versi, lei a cui viene appiccicata una un'immagine di rigidità, hai visto anche oggi il direttore del Corriere della Sera non ha resistito, alla fine, ah, ma come mai, lei è nervosa. Francamente io invece penso che si possa cogliere il meglio della sua vicenda politica, una che ha vissuto da quando aveva 14-15 anni in condizioni di minoranza, in condizioni in cui perfino prendere la parola era una conquista, e figurati poi essere ascoltato, eccetera, è naturaliter una che non ha la tentazione di comprimere l'opinione diversa dalla propria. È naturaliter una che semmai comprende il valore di un'opinione diversa dalla propria. Ecco, ora il salto è non solo comprendere questo che lo fa, ma in qualche misura farsene forte e coinvolgere altri. Se vuoi, ecco, mettiamola così, avrete tutti letto la sua bella autobiografia, no? Diciamo che a mio avviso era convincentissima nella prima parte, proprio una storia meravigliosa, il papà che abbandona le due ragazze, la mamma, eccetera, e poi il fronte della gioventù, eccetera, eccetera. Meno convincente, diciamo, nella seconda parte, nella pars construens, no? In cui doveva provare a convincerci, non solo, bravissima, di quanto sei stata coerente in tutta la tua vita, ma di come ti senti pronta a rivolgerti alla parte d'Italia che non appartiene a quella storia. Ora la sfida è questa, deve scrivere lei, diciamo, qualche capitolo aggiuntivo di quel libro, e convincerci e convincersi che possa farsi forte di altri che non hanno letto i suoi stessi libri, ma che ne hanno letti altri, e mostrare che abbia la possibilità di fidarsene e anche di farsi forte di apporti diversi. Se lo farà, stai a vedere che il Partito Conservatore o il Partito Repubblicano, tra virgolette, in Italia lo costruisce per davvero lei.
dalla, come dire, notizia negativa dal tuo mancato impegno ora e in futuro, invece questa visione positiva di un possibile partito repubblicano conservatore serio, che è quello che credo che qualunque liberale oggi auspicherebbe. Lorenzo, un intervento? Anche io due flash, diciamo, uno sulla questione, diciamo, della pandemia. La pandemia ormai, diciamo così, è superata per fortuna, però naturalmente, diciamo, lo strascico principale secondo me non è la questione tanto vaccini eccetera. La questione, diciamo, principale è che se tu chiudi la gente 3 mesi dentro casa e chiudi le aziende, ricordiamo l'Italia è stato l'unico paese occidentale a fare questa roba, questo, diciamo, sempre per ricordare le virtù dell'avvocato Conte. Diciamo, non dobbiamo dimenticare che quelle stesse aziende hanno aperto in sicurezza attraverso accordi tra parti sociali, quindi tra imprenditori e lavoratori, senza che lo Stato fosse in grado di fare nulla, fatto solo da anni. Ma al di là di questo, diciamo, è chiaro che se tu inizi a dire chiudo dentro casa, chiudo le aziende, chiudo i negozi, a chi può rivolgersi l'imprenditore o il lavoratore? Chiaramente è una protezione da parte dello Stato, perché sei tu che mi sei chiuso, sei tu che devi in qualche modo cercare di riparare i danni. A quel punto lo Stato entra in una spirale di iperregolazione, di centralizzazione, di esplosione del debito, che chiaramente ci porta delle conseguenze che ci troviamo ad affrontare tutt'oggi e che vincolano l'Italia, nel caso particolare, sempre di più all'esterno, sia sul lato sostenibilità del debito rispetto appunto ai mercati finanziari. Prima lo diceva Daniele, 60 miliardi l'anno, ma temo, ahimè, che aumenteranno dato che i tassi sono in aumento e quindi diciamo, poi siamo nelle mani sempre di più della BCE, quindi noi abbiamo una sovranità da questo punto di vista, che è una sovranità sempre più limitata. Dobbiamo muoverci all'interno di quella sovranità limitata. A un certo punto, diciamo così, verremo chiamati a fare una scelta: aumentare le tasse, cioè la soluzione preferita ai burocrati europei, oppure tagliare la spesa, che è la soluzione invece generalmente preferita dai mercati e dai cittadini. Quindi in genere, o almeno da una parte consistente dei cittadini. Quindi da questo punto di vista io credo che è chiaro che il governo deve prepararsi a questo scenario e cercare di andare in quella direzione. C'è poi un altro fatto, che noi abbiamo bisogno, cioè tutte le imprese italiane hanno bisogno di crescere, di espandersi o di essere flessibili in un momento di aumento dei costi, cambio delle catene di approvvigionamento, delle forniture, eccetera. All'interno, diciamo, di questo scenario, noi abbiamo bisogno di capitale privato, finanziario, impiegabile su queste aziende. Quindi noi dobbiamo costruire degli strumenti privati o pubblici con funzione non burocratica e di intermediazione, ma con funzione di, come dire, intermediario che sposti il risparmio di fatto dai conti correnti verso forme di investimento nelle industrie italiane, perché di questo, diciamo, c'è realmente bisogno. Che l'altra questione su cui bisogna iniziare ad agire, su cui Mario Draghi, comunque la si pensi, per me è stata una grossa delusione, perché io da un uomo di finanza e di, diciamo così, tradizione, tesoro, Banca d'Italia, come Draghi, mi sarei aspettato la costruzione di un qualche strumento per velocizzare questo processo, che, diciamo così, va in qualche modo incentivato o sul lato fiscale o sul lato degli strumenti che il pubblico può costruire. Altra questione è che, come dire, la coperta è corta. Noi non dobbiamo dimenticare, questo, diciamo, è un paese in cui si dimenticano le cose. Noi adesso siamo in una situazione per cui poi lo Stato fa tutto ma non riesce a fare le cose che contano. Per esempio, la rete nazionale digitale, cioè l'ammodernamento è la più importante infrastruttura dei prossimi anni. Ma noi siamo l'unico paese in cui il soggetto pubblico, cioè la Cassa Depositi e Prestiti, è riuscito a investire in due società che sono concorrenti tra di loro praticamente, e in cui adesso ce n'è una, che, cioè TIM, che versa in una situazione pietosa dal punto di vista finanziario, che però la Cassa Depositi e Prestiti non ha i soldi per comprare sostanzialmente, questo è quello che emerge. Ma nel frattempo cosa è stato imposto a Cassa Depositi e Prestiti perché è caduto un ponte
in un agosto di qualche anno fa, di comprarsi da dei privati, invece di limitarsi a sanzionare i privati, di comprarsi Autostrade per l'Italia, cioè di spendere un sacco di soldi per una cosa che poteva stare tranquillamente lì, oppure essere messa a gara nuovamente tra i privati. Allora voi capite che, cioè, poi nei problemi dello Stato italiano, né qua neoliberismo, eccetera, cioè, bisogna entrarci dentro. Allora a me sta anche bene uno Stato che su alcune cose magari intervenga, se sono appunto infrastrutture che servono allo sviluppo. Perché non è che quando c'è stato il grande sviluppo italiano negli anni 40 e 50 lo Stato non esistesse o fosse assente. C'era, ma era uno Stato organizzato in maniera tale da servire lo sviluppo, poi con alcuni eccessi che sono politicizzati, eccetera. Quindi questo per dire che è così disorganizzato e così pervasivo, così disperso, che alla fine poi sulle cose che ti servono arrivi tardi, ci arrivi male, ti moltiplichi, non hai soldi pubblici. Su quelle invece che non ti servono c'è un'enorme dispersione di sussidi, bonus, appunto società partecipate, eccetera, non riesci invece a in un certo qual modo liberartene per fare spazio in bilancio. Questo diciamo, sono un po' le questioni conclusive che volevo portare, e poi tutto questo naturalmente crea tanti gruppetti di interesse e di corporazioni che premono sul potere, rendono molto difficile anche fare le riforme, oppure deprimono la parte, diciamo, più vitale, più energetica del paese, perché non può essere aiutata, sostenuta o liberata proprio per quello che è stato fatto. Quindi non ci dobbiamo dimenticare anche che questo governo arriva dopo una serie di anni sciagurati tra bonus renziani, immobilismo del Partito Democratico, reddito di cittadinanza del Conte 1, politiche dei bonus 110% del Conte 2, un PNRR mal negoziato che, diciamo così, ha equiparato l'Italia alla Romania, cioè l'unico altro paese che prende tutti i prestiti e tutti i finanziamenti. Quindi io sono abbastanza impietoso con tutti, però ecco, il track record, come si direbbe, degli ultimi 10 anni, diciamo, consegna a Giorgia Meloni un paese che sia dal punto di vista dell'organizzazione e dell'azione dello Stato, sia dal punto di vista delle scelte ereditate, la mettono abbastanza in difficoltà, le tengono le mani legate. Grazie. Siccome, come dire, tra gli autori citati dal volume, ho controllato perché non ero sicuro, oltre agli statisti o comunque politici, i grandi politici, Berlusconi, Mario Draghi, eccetera, che fisiologicamente Mattarella sono citati, Joe Biden ripetutamente, ci sono due persone che sono le più citate, tolti gli statisti e i politici. Uno è, e ne siamo particolarmente felici, Antonio Martino, perché noi siamo liberali martignani da sempre. Il secondo, che ho appena promosso, spero che ce la faccia a diventare panelist, è Stefano Magni. E siccome abbiamo Stefano Magni in carne e ossa, ascoltiamolo anche. Sei il secondo più citato dopo Biden, sei alla pari di Antonio Martino. Stefano, pensa che roba, vorrei essere al posto di Biden in questo momento, anzi no. Dunque, quello che obiettivamente emerge anche da questo dibattito è della nascita di quello che Pannella avrebbe chiamato il nuovo terzo stato, cioè obiettivamente un pezzo di popolazione esclusa da tutti i privilegi che si sobbarca il costo della politica italiana e che in cambio riceve discriminazioni sempre più pesanti, tra le altre cose. Se noi perdiamo il controllo di questo terzo stato, l'esito non può che essere drammatico, obiettivamente. La destra è nata negli anni 90 proprio per dare voce a questo terzo stato. Si era creata nella Prima Repubblica, o in quella che noi chiamiamo Prima Repubblica, anche se la Repubblica non è mai cambiata perché non è mai cambiata la Costituzione, ma convenzionalmente la chiamiamo Prima Repubblica, una casta formata dai partiti nati dalla Resistenza, e al di fuori di questo giro del pentapartito soprattutto e dell'unico partito d'opposizione
che era il Partito Comunista Italiano, quindi un partito che non poteva alternarsi, c'era un'enorme fetta di popolazione che non era rappresentata. Ecco, io credo che obiettivamente in Italia questo problema non sia mai stato risolto, perché un po' perché la destra ha potuto governare poco e un po' perché la destra soprattutto ha tradito questo terzo stato finora. Cioè, nelle due grandi occasioni che la destra ha avuto per riformare l'Italia, anche radicalmente, parlo del quinquennio 2001-2006, il governo più lungo della storia repubblicana e quello sostenuto da una maggioranza solida, e poi nella seconda occasione, un po' più breve, quella del 2008-2011, la destra ha fatto sostanzialmente delle politiche di continuità con il centro-sinistra. E lo dico con cognizione di causa. C'era Tremonti che nel 2009 si vantava di avere fatto le politiche che Prodi non era riuscito a fare. Risposta dell'elettore medio: e allora che cosa ti ho eletto a fare? Bastava tenere Prodi. Questo, ecco, credo che sia il primo problema che una coalizione di centrodestra deve fare, e da intellettuali abbiamo il dovere di ricordarglielo tutti i giorni. Daniele Capezzone l'ha fatto benissimo con il libro precedente, Per una nuova destra, sembra che l'abbiano letto come un manuale alla rovescia, cioè tutto quello che Daniele Capezzone ha suggerito in Per una nuova destra è stato applicato al contrario, quindi sia a livello proprio di programma politico, sia a livello di metodo di governo. Ecco, detto questo, come voi sapete, io ho un altro tema che emerge molto da questo dibattito e che mi è purtroppo molto caro, che è quello del putinismo. Si fa purtroppo molto in fretta a parlare di putinismo e a liquidarlo come un fenomeno di nicchia e un fenomeno diffuso tra gente marginale. Prima di tutto, come tutti i fenomeni culturali ideologici, il pesce puzza dalla testa, quindi bisogna andare a vedere, a capire quali sono i vertici che hanno inoculato il putinismo in Italia, non solo nella politica ma anche nella grande industria che ha fatto affari d'oro con la Russia fino all'altro ieri. Grande industria di Stato, in particolare, tengo a precisare questo dettaglio, non solo per una questione commerciale ma proprio per una scelta politica deliberata che c'è dai tempi di Prodi. E poi la natura del nemico, e la natura del nemico ideologico, credo sia estremamente sottovalutata. Io purtroppo vedo questo mostro ideologico, perché è letteralmente un mostro, crescere incontrastato e incompreso da almeno 8 anni. Quindi non si può dire che è una reazione al lockdown, purtroppo non è solo quello, non è una reazione al Green Pass, non è neanche una reazione alla crisi economica fine a se stessa, è un'ideologia che sintetica, creata a Mosca, esattamente come quella sovietica, e che sta attecchendo da 8 anni in Italia, trasversalmente peraltro, perché attecchisce molto nel Movimento 5 Stelle, che non si può definire certamente di destra, anche se non è la sinistra tradizionale, così esattamente come attecchisce nella Lega e in Forza Italia, partito moderato. Quindi, e soprattutto in Forza Italia l'ho visto, devo dire, questo tipo di ragionamento. Ed è, se ho il tempo, definibile come mostro ideologico, un mostro a 3 teste, a 3 elementi fondamentali. Il primo è quello di dire che il nemico non è esterno all'Occidente, quindi non vale la pena di difendere l'Occidente da nemici esterni, perché il nemico è non solo al tuo interno ma è ai vertici dell'Occidente. Ed è definito vagamente, come tutte le ideologie, come elite globalista. Elite globalista che i più religiosi vedono come un'elite satanica, i meno religiosi vedono come un'elite finanziaria, comunque un'elite globalista da cui che muove i nostri governi occidentali come il puparo muove i pupazzi. Tant'è vero che, fateci caso, nelle proteste più accese contro il Green Pass e contro i vaccini, qual era la bandiera più sventolata? Quella italiana.
E non avrebbe senso, perché è lo Stato italiano che ti sta imponendo degli obblighi e delle regole capestro, ma tu sventoli la bandiera italiana perché sei convinto che ci sia un'elite globalista straniera che impone al nostro governo di farti stare male. E questo è il primo cardine di questa ideologia. Il secondo cardine, che è corollario, è quello di non credere mai ai media, anche se c'è una casa che sta bruciando davanti alla tua finestra. Se lo dice la televisione, non ci devi credere, e se te lo dice c'è un motivo losco perché te lo stia dicendo, quindi devi spegnere la televisione e affidarti a questo punto, come in tutti i ragionamenti settari, solo alle fonti autorizzate dalla setta, che in questo caso sono quelle direttamente o indirettamente manovrate dal Cremlino, e quindi aderire solo alla propaganda russa. E il terzo elemento, quello più ingenuo ma anche quello più diffuso, è che all'elite globalista si oppongono pochi eroi nel mondo, e tra questi eroi entrano Putin, prima di tutto, Bolsonaro, che è completamente diverso da Putin, Trump, che è stato anche in conflitto con Putin, ma che i sostenitori di questo pensiero lo vedono come uno del loro giro, uno dei pochi resistenti, e infine purtroppo si sta affermando in questo pantheon degenerato anche Xi Jinping. E io credo che questa sia un'ideologia, ha tutte le caratteristiche, non è così una cosa di persone scatenate o una reazione, è un'ideologia ed è purtroppo molto simile, e qui lo dico purtroppo con allarmismo, ma sono convinto di quello che sto dicendo, non è simile al fascismo questa ideologia, neanche tanto al comunismo prima maniera. Questa è un'ideologia che è molto vicina drammaticamente al nazismo. Il nazismo partiva esattamente dalle stesse premesse e si è diffuso per questi motivi. Quindi io vi voglio chiedere di non affrontare la cosa come fenomeno di costume, per favore, o semplicemente come una cosa passeggera dovuta all'esasperazione del momento, ma affrontarla a testa alta, da adulto ad adulto. È possibile farlo? Domanda da $1 milione. Ernesto, avevi già alzato la mano, quindi comincerei da te. Breve risposta e ci avviamo dopo. No, sono molto d'accordo con quanto ha detto Stefano Magni, ma Daniele nel suo libro non lo poneva assolutamente in modo caricaturale, anzi lo poneva come, lo pone come il più grave, anzi lui dice che il punto centrale, anche se stasera ha detto che è una parte confusa del libro, ma a me è parso invece una parte molto lucida del libro, del suo libro, dove anzi lui dice in vari punti del libro dice che anzi quella è un po' la parte, il cuore del ragionamento, no? Di quello che sono i pericoli che abbiamo davanti a noi. E Stefano Magni ha ragione, quello che ha detto è vero. Non so quanti nella realtà sono così ideologizzati, così come Magni ha raccontato, però certamente il profilo che lui ha come dire, tratteggiato è un profilo reale. Attenzione però, lo dico e lo ripeto, in quel gruppo, in quei gruppi che io ho anche frequentato in questi 2 anni, per ragioni, essendo io del tutto contrario alle politiche liberticide e criminali che il governo italiano e non solo italiano stavano mettendo in pratica, bene, dico che in quel gruppo c'è molta eterogeneità anche, però Stefano, se mi permetti, ci diamo del tu, se mi permetti. C'è anche diciamo una parte libertaria che ha il suo, come dire, che affronta il tema non tanto perché lo dice Putin, lo ha detto Putin o non lo ha detto Putin, ma perché evidentemente vengono toccate le libertà civili, diciamo, elementari delle persone. Io cito sempre questo slogan, no? Che Daniele, tutti voi ricordate, no? Quando si facevano le battaglie
per l'aborto, un altro dei temi, Stefano Magni, che, come dire, sta in quel gruppo lì, no? In questo gruppo dei putinisti, no? Che sono anche anti-abortisti, molti di loro. Allora, quando noi facevamo, io ero ragazzino, ma facevamo già le battaglie per l'aborto, per il referendum a difesa della libera scelta della donna, lo slogan principale dell'epoca era: il corpo è mio e me lo gestisco io. Ve lo ricordate, no? L'utero è mio e me lo gestisco. Sì, va bene, ok, però cerchiamo di essere... Concetto sottolineare, io sono un'eccezione perché sono contro l'aborto, come i conservatori seri in Occidente, ma io ho visto questa deriva putiniana aderire, attecchire trasversalmente. Però Stefano, io anch'io sono contro l'aborto, ma io sono per la libera scelta della donna. Quindi qui entriamo in un dibattito teologico. No, qua si entra in un dibattito, in un terreno minato. Facciamo un'altra serata. Io non abbinerei questa però, cosa, perché però, i più quindi dico se, no, però io quello che volevo dire è questo. I più antiabortisti sono i polacchi, lo voglio ricordare, combattono in prima linea contro i russi. Quindi però, non sì, è però, una cosa... Però ho capito, ma tutti quelli che tu hai detto giustamente, che hai citato, i satanisti, no, quelli che pensano che sono i satanisti, i globalisti sono satanisti, quelli sono anche antiabortisti. Quindi quelli lì sono antiabortisti. Detto questo, volevo dire che quello slogan, il corpo è mio e me lo gestisco io, che era uno slogan giustissimo, bene, oggi mi sembra che questo qua, molti se lo sono dimenticati, perché se il corpo è mio e me lo gestisco io, il corpo non è dello Stato, quindi lo Stato non mi può obbligare a mettere nel mio corpo nulla. Quindi, voglio dire, mi sembra proprio l'ABC proprio della libertà individuale. Detto questo, io volevo intervenire invece con tre proposte economiche. Visto e considerato che prima ho parlato di libertà individuale, ora voglio tornare invece ad Antonio Martino e faccio l'altro mio grande maestro. E cioè faccio tre proposte sulla base di quanto diceva il professor Castellani prima e anche sulla prudenza che Capezzone ha mostrato nel suo secondo intervento. Allora io dico, faccio tre proposte a costo zero, Daniele, per il governo. Primo, storica, famosa delegificazione. Qui non ci vogliono soldi per fare la delegificazione. Quindi, se è vero come è vero che abbiamo, come dire, la coperta corta, come diceva Lorenzo Castellani, fare una sacrosanta delegificazione e sburocratizzazione in termini di procedure, no, evidentemente non costa niente ed è una grande riforma liberale. Io fossi la Meloni, questa cosa la farei subito, tenterei di metterla, come dire, in campo subito. Secondo, e anche qui mi riferisco al primo intervento del professor Castellani, quando lui dice: io sono meridionale, sono napoletano, lui giustamente dice: che ne facciamo di questo 40% del PNRR per il Sud? Dove li mettiamo sti soldi? Allora io una proposta ce l'ho, Castellani lo ha detto tra le righe. Al Sud esistono già oggi, mi pare, 6 cosiddette zone economiche speciali, che sono Napoli, Palermo, Gioia Tauro, Bari, Taranto, me ne manca una, vabbè, Augusta mi pare che sia la sesta. Allora, queste sono, come sapete benissimo, teoricamente delle zone dove sarebbe più facile poter fare degli investimenti economici, dove le tasse vengono abbattute, dove assumere diventa più semplice, eccetera, eccetera. Basterebbe allargare queste cosiddette ZES, no? Zone economiche speciali. Ebbene, ovviamente l'obiezione sarà: arriva la camorra, arriva la mafia. Capezzone ieri sera ha partecipato a un bellissimo dibattito a Quarta Repubblica, dove c'era, non so se lui era lì, sì, lui, sì, quando Barbano ha parlato di oggi, quello che è oggi l'antimafia, quella che Sciascia chiamava la mafia dell'antimafia, no? Che è così, esattamente come l'ha descritta Barbano e come la descriveva Sciascia, però io credo che questa è la strada, se vogliamo riportare il Sud a delle condizioni, diciamo, minime di competitività.
Quindi anche questo costo zero, allargare le ZES, no, le zone economiche speciali. Terzo e ultimo, diciamo, ultima proposta, questa però si collega col mio discorso precedente. E questa è una proposta martiniana al 100%, mi rivolgo a Lorenzo Maggi. E sono i voucher sanità, i voucher istruzione. Ora, questo è una proposta che c'era nei programmi forziali del 94, anche Daniele lo sa, ne abbiamo parlato tante volte. Il voucher sanità, il voucher istruzione significa capovolgere la piramide, tragica piramide, che oggi di fatto rende gli ospedali, la sanità in generale, una specie di buco nero di spesa pubblica incontrollata, indiscriminata e del tutto, come dire, inefficiente, per non dire corrotta, come anche con il Covid si è tragicamente dimostrato, no? Il Covid è, come dire, è stata la quintessenza della corruzione del mondo della sanità. Questo nessuno lo può negare, anche i più fanatici difensori del siero magico non me lo possono, come dire, togliere questa cosa, no? Che nella sanità, diciamo, covidiana, covidiota, come la chiamo io, c'è stata proprio la quintessenza della corruzione. Bene, capovolgiamo la piramide, mettiamo i soldi nelle mani dei cittadini senza modificare il budget complessivo, perché il voucher sanità, come sapete, è un voucher che di fatto divide in parti uguali tutto quello che viene messo nel bilancio dello Stato per la sanità, e facciamo in modo che i cittadini scelgano liberamente a quale medico affidarsi, in quale ospedale farsi curare, pubblico, privato, non ha nessunissima importanza. Aboliamo gli e qui anche questa proposta è inaudiana pannelliana, aboliamo gli ordini professionali fascisti, aboliamo gli ordini professionali fascisti, facciamo quello che sta avvenendo in queste ore nell'ordine dei medici, è vergognoso il nuovo codice deontologico che stanno mettendo. Bene, quindi questa è una proposta economica, ma quindi liberista, ma anche libertaria, perché permette a ciascuno di scegliersi il proprio medico, secondo le proprie convinzioni, l'ospedale secondo ragioni di efficienza, di efficacia o di convenienza o di bravura. Ecco, queste sono le tre proposte che io metterei subito in campo in un think tank liberale, quale Lorenzo Maggi ha dimostrato di saper gestire ormai da molti anni. Grazie, il resto è per quanto mi riguarda, le condivido tutte e quattro, perché poi alla fine è stata introdotta anche la quarta. Insomma, per quanto riguarda il bonus sanità, in qualche modo Regione Lombardia fortunatamente passi in avanti sulla libertà, sulla libera scelta l'ha fatta nel corso degli anni con il privato accreditato e quindi con la possibilità di scegliere dove andare a farsi curare. Ma appunto il tema del bonus sanità e il bonus scuola è un tema fondamentale, che è stato anche questo troppo accantonato, l'aveva portato avanti il professor Infantino, Dario Antiseri, lo stesso Antonio Martino. Abbiamo la fortuna di avere una combattente, in questo caso con l'abito talare, se mi consentite l'espressione, che è suora Anna Monia Alfieri, che è già stata da noi più volte, che su questo, come dire, combatte. Credo che davvero la libertà educativa, la concorrenza all'interno del sistema scolastico sia un altro grande tema che è scomparso completamente dall'orizzonte del centrodestra, quindi ha fatto bene Ernesto a sottolinearlo. Abbiamo un patto tassativo con i nostri relatori, che è quello di non superare le 23, e siccome l'abbiamo già fatto, prima di andare ai ringraziamenti, ai saluti, invito chi ci vuole seguire a partecipare a un evento che per noi è importante, cioè lunedì prossimo celebreremo il 200° anniversario, la 200ª serata di Lodi Liberale. Credo che siano poche le associazioni che sono durate così tanto, liberali, perché poi insomma foraggiate dallo Stato di sinistra eccetera ce ne sono di molte più longeve, ma insomma che raggiungano anche questo obiettivo è importante, e sono pochi. Presenteremo un classico del pensiero liberale, il libro di Friedrich August von Hayek, di cui è stata appena ripubblicata una nuova edizione presso la casa editrice Società Aperta, curata da Lorenzo Infantino, che ne ha anche cambiato il titolo nell'ottica di un
maggiore aderenza alle idee di von Hayek. Chiunque di noi l'abbia già letto lo conosce come legge, legislazione, libertà. La nuova edizione è diritto, legislazione, libertà. Ci saranno con noi appunto Lorenzo Infantino, il traduttore dell'opera, che è anche professore di diritto civile, Pier Giuseppe Molateri, uno dei massimi esperti qui insieme al professore Infantino del pensiero di Hayek, che è Raimondo Cubeddu, e la serata verrà aperta da un video di una decina di minuti di Jeremy Shearmore, che ha curato la pubblicazione di questo testo nel collected work di von Hayek, e quindi ci nobilita con la sua presenza settimana prossima. Quindi chiunque voglia è assolutamente benvenuto, sarà su Zoom e quindi celebreremo degnamente. Grazie al più citato dopo gli statisti e i politici, cioè a Stefano Magni. Grazie Stefano di essere con grazie noi. Grazie a voi per l'invito. Grazie al debutto di Ernesto Caccavalli, spero che ci saranno altre occasioni e sono certo che ce ne saranno con i nostri due amici da tempo, cioè Daniele Capezzone e Lorenzo Castellani. Grazie e buonanotte a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie davvero.